Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di assegni di cura per anziani non autosufficienti. Vediamo di che cosa si tratta in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà presentato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Gli assegni di cura sono rivolti alle famiglie che assistono anziani non autosufficienti e rappresentano un supporto personalizzato nell'ambito del piano assistenziale. Si tratta di un contributo economico finalizzato a potenziare i servizi domiciliari attraverso l'attività di cura e di assistenza, incentivando la permanenza delle persone più fragili nei luoghi a loro familiari. L'assegno di cura per anziani è un sussidio riconosciuto a carattere regionale e locale finalizzato all'assistenza dei familiari ultra 65 anni bisognosi di aiuto per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti propri dell'età. Tale agevolazione può essere riconosciuta sia all'anziano interessato, ad esempio per la remunerazione della badante con la quale abbia stipulato regolare contratto, che a favore dei familiari che eventualmente lo assistono. Ci sono comunque significative differenze da regione a regione, talvolta anche in base al comune, in quanto non esiste una normativa nazionale che disciplini l'assegno di cura, ma la regolamentazione è a livello locale. Ad ogni modo, per l'assistenza dei familiari anziano esistono anche sussidi previsti in tutto il territorio nazionale, come l'accompagno, i contributi INPS HCP, l'assegno sociale sostitutivo. Quando spetta l'assegno di cura, l'accesso al contributo presso la Generalità delle Regioni tiene conto della situazione economica e patrimoniale, quindi l'indicatore ISE del nucleo familiare e dell'anziano, composto dal coniuge, i figli minori di 18 anni, figli maggiorenni a carico dei genitori che siano senza coniuge né figli. Quindi, in buona sostanza, al di sopra di specifiche soglie ISE, l'anziano e i familiari che lo assistono perdono il diritto all'assegno. E ricordiamo che l'indicatore ISE non dipende soltanto dal reddito dei componenti del nucleo familiare, ma anche del patrimonio immobiliare e mobiliare degli stessi, nonché da ulteriori specifici requisiti. Chi ha diritto all'assegno di cura possono essere destinatari dell'assegno di cura in base alla specifica disciplina regionale locale, l'anziano disabile o non autosufficiente, i familiari che assistono l'anziano disabile o non autosufficiente, presso alcune regioni come l'Emilia-Romagna ad esempio, anche le persone non familiari che assistono l'anziano con comprovati rapporti di amicizia o di buon vicinato verificabili da parte dell'assistente sociale responsabile del caso. Può inoltre essere previsto dalla normativa regionale locale un ulteriore contributo economico per gli anziani con reddito annuo ISE inferiore a soglie specifiche che hanno stipulato un regolare contratto con un assistente familiare badante per almeno 20 ore settimanali. La durata dell'assegno è di solito semestrale con possibilità di rinnovo. Vediamo dunque a quanto ammonta l'assegno di cura. L'importo dell'assegno di cura varia in base alle previsioni della normativa istitutiva del sussidio e dei relativi bandi pubblicati dagli enti locali. Normalmente è graduato in base al reddito ISE, alle patologie di cui la persona soffre, alla necessità di assistenza continuativa e alla spettanza di ulteriori sussidi come l'accompagno. Vediamo infine come viene richiesto l'assegno di cura. Per presentare la domanda dell'assegno di cura bisogna seguire le disposizioni dei bandi pubblicati dal comune o dalla regione. In questi documenti si trovano le scadenze, la documentazione da allegare e tutti gli adempimenti da effettuare per inoltrare validamente l'istanza. Una volta ricevute le domande, il comune o il diverso ente locale analizzerà tutte le richieste ricevute e stilerà una graduatoria. Tutte le persone inserite in graduatoria avranno diritto all'aiuto fino a esaurimento dei fondi disponibili. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.